Qual è la prima cosa per fare un cinapanettone? Rispondi tu. Cercare una meta esotica. La prima cosa è un caffè. Un caffè? Dai, forza, rapidi, che Babbo Natale passa una volta sola. Su. Jesus, un caffè, per favore. La cosa che dobbiamo fare è semplicissima. Tutti i personaggi che prima vedevamo con occhio critico per via delle loro malefatte diventano positivi. Ladri, tangentisti, corrotti sono positivi. E René voleva fare un film che scandalizzasse, che indignasse. I protagonisti di Natale con la cassa saranno simpaticissimi bastardi italiani abbronzati e corrotti a cui piace mettere le mani sulle tette. Popi, 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 capito? Però noi le tette le dobbiamo pensare come l'utopia di Galeano. Che diceva il grande Edoardo Galeano? Diceva che l'utopia è come l'orizzonte. Tu fai due passi avanti, quello si allontana di due passi. Tu fai tre passi e quello si allontana di tre passi. Allora dice, a che cosa serve l'utopia? Serve a camminare. E allora, a che cosa servono le tette nel nostro film? A sbiettare, a incassare, a fare i soldi. Oh, tutte le cose che ha girato René, per carità, con amore. Piani sequenza, battute colte, ti serve a fanculo tutto, via, via, capito? Invece bisogna partire con... ecco, io per esempio ho un incipit, potrebbe essere, c'è un pezzo di carta, scrivi. Potrebbe essere... L'Italia è il paese che amo. Ammazza, Claudio. Cioè, sei veramente completo. Sì, 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 aspetta, aspetta, che sennò poi me... Allora, l'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici. Le mie speranze. I miei orizzonti. Beh, è una proposta, poi, insomma, fate voi.